Anticipo quinta giornata Summer Cup, San Lorenzo contro Martorelli Wind, risultato sul 2-0 per Martorelli Wind. Primo tempo, presento Max Autiero. Un saluto a casa da Max e Sergio. Siamo davanti a noi, Sergio, che ci ascolta. Ecco che ci chiamano da lontano, cosa vogliono. Vabbè, vediamo un po' la partita. Facciamo finta, mi nascondo dietro di te. Comunque, niente, la partita è molto tesa. Sono due squadre che stanno a 6 punti, girone B, lottano per il terzo posto in classifica. È Addirittura. una partita molto equilibrata, anche se il San Lorenzo, diciamo, dalle aspettative si pensava che fosse una delle squadre ambite per il primato in classifica. Bello il Sergio, tiro! spostato un poco. Si è detto qua della vittoria, c'è qualcosa qua, stazionato. Non abbiamo niente. Non c'è niente. C'è il bagno. Barone? Barone? Continua A tu, cercare vado. Basile. Basile, la palla finisce in calcio d'angolo. Arriviamo subito. Basile cerca Barone, la palla lunga. 3 contro 2, vediamo questo contropiede. Sbaglia lo stop e poi Catapano spatta in avanti. A cercare subito Basile. In un contrasto alla meglio adesso Morbillo. Perrone. Il rimbalzo lo sfavorisce, palla sul fondo per il San Lorenzo. Adesso ancora Morbillo, cerca di allargare, Basile si lamenta. Palla destra sempre per i Martorelli Wind. L'arbitro invita il portiere a battere con le mani, palla in avanti, c'è il contatto improbabile, poi Barone per Perrone. Perrone a cercare Basile, sbaglia il passaggio. Sergio, sposta un po'. Fermi, fermi i giocatori e la palla finisce sul fondo. Ritorno per la telecronaca. Abate, com'è stata la situazione durante la mia assenza? Diciamo Muscia. Muscia. No, La non è cosa più bella Muscia. comunque di questa partita è solo il pallone, penso. Il Ah, pallone Premier League pure è l'arbitro, scusa per l'arbitro. l'arbitro. È mio cugino Mio Lorenzo. cugino Lorenzo. Catapano. No, Morbillo. Ah. Attenzione, va. Perrone adesso spazza Out. in avanti. Barone. Non riesce a tenere il pallone in campo. 2-0 abbiamo detto per I Martorelli Wind. Martorelli Wind, caspita, Sì, ma due da 9 azioni, punti. diciamo, più che altro un errore difensivo prima di Barone, Ma c'è qualche poi di assenza Morbillo. nel Sì, Basile? un'importante assenza nella squadra di Basile, San Lorenzo, che è Vedo Pagnozzi, Giorgio Pagnozzi, difensore difensore. prestante. Mio cugino. Ah, quello è tuo cugino? Sì. Avete papà, che vi danno a mangiare a casa? Basile. Angolo! Rimpallo, palla che finisce in calcio d'angolo. Importante Oh, inviato è. sostituzione tra i Chi è pali dei l'inviato? Martorelli, Velluso, hai ripreso il mio nasino piccolino da modello che c'ho. Morbillo. Morbillo proprio in campo, un'azione. Oh, che girata che prova Basile. Peccato, Deve vedere il portiere al posto di Vassallo, De Rosa, nuovo Sergio. portiere, forte. Ciao, Ah, grazie. non l'avevo notato, sostituto di Vassallo, Giuseppe Vassallo. Perrone, Perrone, buono lo stop, a cercare Basile, sbaglia questa volta lo stop Basile. Il Tiro di tiro! reazione, ma niente, fuori, out. Calcio d'angolo, deviazione. Ma che Sergio, cavolo ci vuole? stanno Antonio. Capito. Palla centro alta, Barone dall'alto del suo 2-3-10. Adesso lascia scivolare il giocatore in pallo laterale. Con la Martorelli Wind. Secondo dribbling, supera due uomini, poi subisce il fallo. Antonio, dai, non ci Zidane adesso si chiama la distanza. Vediamo che cosa riuscirà a fare il giocatore numero 5, nonché capitano dei Martorelli Wind. Palla in calcio d'angolo. La palla sbaglia, la palla finisce direttamente sul fondo. Perrone. Perrone parte dalla difesa, cerca qualcuno, non trova Barone e poi recupera di nuovo il pallone. Morbillo sbaglia, grandissima parata del portiere del San Parata proprio, Lorenzo. eh.
Veloci gli scambi di Mattarelli Wind. Adesso tiene la palla a centrocampo, la perde Morvillo. Morvillo in mezzo a due, nessuno gli chiama all'uomo. Carapano l'ha battuta. Cercare subito Perrone. Perrone il tiro improbabile che finisce sul fondo. Ancora Catapano, salva la palla, si chiama quest'ultimo calcio d'angolo e poi chiudiamo qui il nostro collegamento. Adesso vediamo. La palla alta, altissima, ci arriva di poco al difensore, seguiamo l'ultima azione, Basile. Basile cerca di andarsene in velocità. Prova questa palla al centro, il portiere la para. Andiamo ancora. Barone. A cercare Perrone, Perrone davanti alla porta, Perrone si allunga il pallone. Poi Basile. Perrone. Ancora. Si salva il Mattarelli Wind.